Ragazzi, va ammesso, non che in questo periodo i vari di Mars e compagnia, quelli delle fonti vere e attendibili, mi stiano facendo gasare più di tanto per quanto riguarda la questione allenatore, e infatti spero di cuore che tutti quanti prendano un'imbarcata del Signore. Però quando Di Marzio se ne esce con la notizia di un possibile ritorno di Paul Pogba alla Juventus, e io mi gaso, lì il mio amore per Di Marzio torna ai massimi storici. Quando se ne esce con queste notizie, quasi quasi mi dimentico dell'imbarcata che spero prenda per quanto riguarda la questione allenatore. Perché, ragazzi miei, qui si parla di Paul Pogba, qui si parla di una fetta del nostro cuore che potrebbe ritornare. Quando è andato via ha detto: alla Juventus sono stato in vacanza. Però non a caso tutti quanti in vacanza ci vogliono sempre ritornare. Quindi Paul, se tu vuoi ritornare in vacanza, noi siamo qui assolutamente ad aspettarti, soprattutto vedendo quella che è la condizione attuale del centrocampo della Juventus. Va bene che abbiamo già preso Ramsey, un ottimo giocatore di burro, ma un ottimo giocatore, quindi uno come te farebbe assolutamente al caso nostro. Poi certo, se dovesse arrivare Milinkovic-Savic non mi dispererei, però il problema è proprio questo, perché pare che lo Tito chieda più o meno 90 milioni, e considerando che a grandi linee la richiesta del Manchester United è sui 100 milioni, probabilmente anche qualcosina in più, però si aggira comunque attorno a quella cifra lì. A sto punto, se proprio bisogna fare l'investimento a centrocampo, che bisogna fare? Paul, se tu sei disposto a tornare, noi siamo qui ad aspettarti a braccia aperte come sempre abbiamo fatto. I pianti che abbiamo fatto pensando a te, vedendo soprattutto la situazione a centrocampo negli ultimi anni. Quindi se vuoi, noi siamo qui. Poi con Raiola c'è sempre quel rapporto di fiducia ed amicizia, quindi è fattibile. Da quello che ha riportato Di Marzio, anche giustamente, il Manchester United potrebbe abbassare le pretese del cartellino con qualche contropartita. Di Marzio almeno non ha parlato di un giocatore nello specifico. Sport Mediaset, per esempio, ha parlato di Dybala, ed ovviamente in caso mettere Dybala come contropartita tecnica significherebbe abbassare veramente tanto il cartellino di Pogba. Poi ovviamente anche per quanto riguarda queste contropartite, secondo me almeno bisogna ovviamente aspettare l'ufficialità dell'allenatore, perché ci può essere un Guardiola che su Dybala potrebbe puntare tutto, come no, così come vale per Sarri. Quindi prima di parlare di contropartite tecniche o semplicemente di mercato, sia in entrata che in uscita, bisognerà aspettare l'ufficialità. Quantomeno per noi tifosi, perché io rimango dell'idea che in dirigenza abbiano le idee chiarissime. Basti vedere Paratici a Capri, sbragato al sole nella settimana decisiva per quanto riguarda l'allenatore. Lui è lì spaparanzato con un mojito in mano al mare. Qualcosa non mi torna, ecco, mi fa pensare che loro siano tranquillissimi e sicurissimi. Però dato che io almeno sono un tifoso e si parla più che altro di pensieri di tifosi, prima di parlare di trattative, cazzo, bisognerà aspettare anche il nome dell'allenatore per capire, per cercare di capire o cercare di intuire quali potrebbero essere le mosse di mercato richieste dall'allenatore. Però solamente la frase "ci potrebbe essere la possibilità di un ritorno di Paul Pogba", cioè, ragazzi, a me mi fa veramente emozionare, perché è un fenomeno, perché è un bel ragazzo, ma soprattutto perché è ciò di cui abbiamo bisogno. Lui, Milinkovic-Savic, poi nel senso, che arriva arriva, però se veramente lo Tito ti chiede 90 milioni, lo United sulla centinaia, e allo United interessano alcuni tuoi giocatori che tu potresti inserire come contropartita, secondo me in caso non sarebbe neanche una trattativa impossibile. Poi ovviamente se lo United ti chiede 100 milioni più Douglas Costa, 100 milioni più Dybala, dopo lì è un altro paio di maniche. Però soprattutto considerando che pare che Pogba abbia chiesto esplicitamente allo United di andar via, non la vedo come una trattativa più di tanto impossibile. Poi ovviamente il mercato regala sempre delle sorprese e delle possibilità, come è stato l'anno scorso con Ronaldo. Quindi vedremo, ma intanto, in attesa dell'allenatore, dato che siamo in agonia da 3 settimane, parlare di news del genere fa piacere, perché di solito vai a vedere ciò che dice Di Marzio, ciò che dice Sport Mediaset,
è fatta per Sarri, almeno poi ti tirano fuori, potrebbe tornare Pogba. Quindi va bene, quindi li rivaluto abbastanza. Detto ciò, fatemi sapere voi qui sotto con un commento che cosa ne pensate di questa trattativa. Se voi lo riprendereste, se voi magari sareste disposti ad investire un centinaio di milioni per Pogba, oppure sareste disposti a dare gente come Douglas Costa, come Dybala, per poter prendere Pogba. Io sì. Detto ciò, noi ci vediamo a breve con un nuovo video, una nuova live, sperando che sia riguardo l'ufficialità dell'allenatore. Io vi mando un grosso abbraccio, e tanto per cambiare, fino alla fine. Forza Juve!